metteremo nelle vostre tasche uno dei nostri computer, così ha parlato Microsoft nel corso della presentazione di Windows 10 nella sua versione mobile. L'idea è quella antica di portare le potenzialità delle macchine desktop su un dispositivo mobile. Il nuovo Lumia 950 riesce ad essere un'ottima sintesi di questo concetto, perché il sistema operativo, pur in presenza di qualcosa di leggermente acerbo, mostra delle grandi potenzialità, è molto personalizzabile e dà davvero la sensazione di usare un piccolo computer. C'è la chicca di Continuum, magari la raccanteremo meglio in un focus dedicato, ma come funziona il nuovo smartphone? Un bel display da 5,2 pollici, molto risoluto, si può sbloccare anche con la lettura dell'iride, abbiamo Cortana, una buona batteria, un processore che non fa mai mancare potenza e una fotocamera che, se non fosse per un paio di dettagli, rappresenta davvero l'eccellenza nel mondo degli smartphone. Forse un cover con una finitura migliore sarebbe stato più adeguato ai 600 euro richiesti per l'acquisto, ma il nuovo Lumia secondo noi rappresenta un punto di partenza notevolissimo nella nuova strategia commerciale di Microsoft. Ve lo racconto meglio qui sul canale YouTube di Cellulare Magazine. Ed eccoci allora ad approfondire la conoscenza con il nuovo Lumia 950. Come vi dicevo in fase di presentazione, siamo probabilmente di fronte a una vera e propria svolta per quanto riguarda la strategia di Microsoft, un sistema operativo che aumenta in maniera esponenziale la sua capacità di integrarsi anche con il sistema dedicato alle macchine desktop. C'è Continuum, di cui parleremo successivamente, ma soprattutto c'è uno smartphone che risulta essere piacevole, flessibile nell'utilizzo, innovativo per le sue nuove funzioni. Andiamo allora a conoscerlo nelle sue specifiche tecniche. Nella parte frontale abbiamo un display da 5,2 pollici con risoluzione 2K 1440x2560 pixel. Tecnologia AMOLED utilizzata per questo display, un pannello in grado di riprodurre davvero con grande efficacia qualsiasi tipo di contenuto. La risoluzione forse appare fin troppo alta. Abbiamo anche una fotocamera frontale, i sensori di prossimità e di luminosità, abbiamo la capacità di leggere il nostro iride per quanto riguarda le possibilità di sblocco del dispositivo dallo standby, abbiamo una capsula auricolare con grandissime prestazioni per quanto riguarda il volume ma anche la qualità della fonia. Nella parte inferiore abbiamo i tasti dialogo con il sistema operativo, che è naturalmente Windows 10 nella sua versione mobile, tasto di ritorno, tasto home e la lente di ricerca che attiva anche la funzionalità di Cortana, quindi l'assistente vocale di Microsoft. Intanto scusatemi, non vi ho salutato, recupero subito. Ben ritrovati sul canale YouTube di Cellulare Magazine e un saluto da Ivan Paparella. Spostiamoci sul profilo, dove siamo intorno agli 8 mm, 150 grammi, quindi uno smartphone né eccessivamente pesante né assolutamente troppo ingombrante. Pulsante del volume, controllo dell'accensione e abbiamo qui il pulsante a doppia corsa per la fotocamera. Nulla sul profilo di sinistra, connettore USB Type-C nella parte inferiore, in quella superiore abbiamo il jack per le cuffie da 3,5 mm. Spostiamoci nella zona posteriore, dove troviamo un cover che è completamente removibile, cover che ospita gli slot per una scheda nano SIM e per una micro SD. Abbiamo anche una batteria, anch'essa completamente removibile, da 3000 mAh. Parliamo successivamente anche delle prestazioni della batteria. Fotocamera. Sensore da 1 fratto 2.4 pollici, quindi un sensore anche con delle dimensioni piuttosto generose, parlando di uno smartphone. Sensore con 20 megapixel di risoluzione, possibilità di girare video fino al 4K, naturalmente c'è il supporto per l'autofocus. Abbiamo la chicca anche del triplo flash LED, quindi con un notevolissimo livello di illuminazione, ma anche la capacità di graduare l'intensità del lampo, il colore del lampo, per far sì che i colori non vengano eccessivamente deteriorati dalla luce artificiale. Abbiamo l'altoparlante di sistema, poi vediamo anche come funziona il logo Microsoft e anche il fatto che le lenti siano Carl Zeiss, quindi a garanzia di ottime prestazioni. Parliamo della parte hardware, della parte residua della scheda tecnica. Abbiamo lo Snapdragon 808, un processore hexacore con 6 processori, 2 dei quali raggiungono gli 1,8 GHz, ce ne sono 4 invece che hanno una velocità leggermente più bassa di clock. Un processore che garantisce delle prestazioni sempre adeguate al sistema, anche in ragione di 3 GB di memoria RAM, che quindi non fanno mancare nessun tipo di, come dire, di risorsa per quanto riguarda la capacità di elaborare anche le parti
grafiche più complesse. 32 giga di memoria integrati, possiamo espanderli con delle schede micro SD, neanche a dirlo, ci sono tutte le connettività presenti, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, il chip NFC, la parte dati che può contare ovviamente sul LTE. Windows 10 Mobile, che cosa c'è di nuovo? In realtà troviamo un'evoluzione del sistema che mira assolutamente a una maggiore integrazione con il sistema operativo dei computer. Troviamo sempre una notevolissima capacità di personalizzare anche l'interfaccia utente, ritroviamo le storiche tiles che possono essere però ridimensionate, possono essere rese trasparenti, possiamo far comparire delle immagini di sfondo, possiamo creare delle cartelle tipo quella che ho creato, anche se in realtà in questo momento è un po' scarna per ciò che riguarda l'utilizzo degli applicativi Office. Naturalmente il cuore del sistema viene sviluppato con questo elenco di applicazioni e ovviamente dalla cartella delle impostazioni, dove possiamo lavorare su tutte le impostazioni di sistema, sui dettagli di ciò che riguarda lo schermo. Adesso siamo a circa metà della luminosità, possiamo far adattare la luminosità anche alle situazioni ambientali e ovviamente tutto ciò che riguarda la vita del nostro smartphone. Ci sono i risparmi energetici, in questi giorni l'ho usato senza nessun tipo di risparmio, c'è la modalità guida per quando stiamo guidando, qui ci sono tutte le connettività di cui vi parlavo prima, c'è la possibilità di agganciare anche delle periferiche tipo il mouse, tutta la personalizzazione che passa da questa cartella, vedete qui c'è l'anteprima di quello che troverete, l'immagine di sfondo, io ho lasciato una di default, c'è la possibilità di mostrare più riquadri come dicevo prima, quindi anche di avere più applicazioni all'interno di una stessa cartella. C'è la possibilità, come dicevo, anche di sbloccare tramite la lettura dell'iride dallo standby, una moltitudine davvero enorme di impostazioni possibili che ci permettono di rendere il nostro Lumia 950 il nostro Lumia 950, cioè che sia assolutamente un prodotto tagliato come un abito sartoriale sulle nostre esigenze. Che cosa abbiamo ravvisato nell'utilizzo? A me sembra che ci sia una discreta fluidità, ogni tanto qualche piccolo rallentamento, sto usando questo Lumia da circa 8 giorni, ho avuto solo stamattina una videata bianca all'accensione, è bastato un riavvio e tutto quanto si è sistemato. In realtà mi sembra che ci sia un ottimo punto di partenza con qualche piccolo dettaglio, vogliamo chiamarla qualche ingenuità di gioventù, non so, ad esempio a me capita spesso, ecco, questo tipo di cosa, ci avete fatto caso? Prima c'era l'immagine completamente trasparente, ora l'immagine non è più trasparente, qui sotto all'elenco delle impostazioni, il risultato è che le scritte nere su questi particolari della foto che sono scuri risultano quasi illeggibili, ecco, sono piccolezze, davvero dei dettagli che vengono notati anche dagli appassionati come noi, che magari si potrebbero davvero mettere a punto, ma sto parlando proprio di minuzie, perché in realtà il sistema ha manifestato una buona regolarità di funzionamento. Ovviamente ogni tanto capita qualche dettaglio, magari qualche applicazione che ha un disegno non perfettamente coerente con il nuovo stile del sistema, ma in definitiva a me il sistema è piaciuto davvero parecchio. Eseguiamo qualcuno dei nostri test, partiamo dalla parte telefonica, che incorpora un tastierino dotato di ricerca intelligente di contatti, non dobbiamo quindi più aprire per forza il motore di ricerca della rubrica o la rubrica stessa, basterà un po' come capita sugli altri sistemi operativi, in realtà su Android, di comporre direttamente il nome della persona che vogliamo chiamare e vedremo comparire l'elenco con i nomi corrispondenti ai tasti che abbiamo digitato. Ho preparato il 414 di Vodafone, visto che stiamo usando una SIM di quell'operatore, e attiviamo il viva voce. Qui può sapere il suo credito e controllare i contatori delle sue offerte, se ha uno smartphone. Come avete potuto sentire, il viva voce è piuttosto alto, direi che fa un po' il paio con la capsula auricolare, forse appare leggermente più metallico perché il volume è davvero molto alto, il posizionamento dello speaker non è proprio eccezionale, però visto che la fotocamera di fatto crea questo piccolo gradino in questa zona, non viene mai completamente occluso quando lo poggiamo su qualsiasi tipo di superficie, quindi anche se forse un posizionamento magari in questa zona sarebbe stato auspicabile, direi che lo speaker non se la cava neanche male in questi frangenti. Non troviamo più Internet Explorer perché anche in questo caso è stato sostituito da Microsoft Edge, il nuovo browser di Microsoft. Le prestazioni
sono assolutamente buone. La sensazione è quella di un browser che abbia ripreso la giusta via, perché le ultime realizzazioni di Internet Explorer ci avevano lasciato qualche perplessità. Capitava con una certa frequenza di vedere nella fase di ricomposizione dell'immagine, di rendering, di veder comparire dei quadrati bianchi che ci mettevano un pochino a riformattarsi in maniera corretta. C'è ancora qualche dettaglio anche qui non perfetto, ma la navigazione comunque è molto fluida, è veloce e fa un po' il paio con le sensazioni di tutto il sistema. Si vede un netto cambio di tendenza assolutamente in meglio, quindi buono anche da questo punto di vista. Entrando qui dove ci sono i soliti tre puntini, potete anche lavorare su tutti i vari settaggi del browser. Quello più interessante è la possibilità di presentare lo smartphone come una macchina desktop alla rete, quindi visualizzando tutti i siti nella loro interezza e nella loro complessità. Potete ovviamente anche decidere di utilizzare la versione mobile se preferite utilizzare quel tipo di visualizzazione. Ovviamente c'è l'integrazione con tutti i servizi Office. Abbiamo un Explorer Resource, un vero e proprio file manager. Io sono un accanito utilizzatore di questa funzione sugli smartphone, non so come si possa farne a meno su uno smartphone che si definisca tale, con la possibilità di organizzare i propri file, di creare le proprie cartelle, quindi per gestire i nostri contenuti in maniera assolutamente personale. Ovviamente c'è da qui l'accesso al Microsoft Store, quindi per scaricare tutte quante le applicazioni. In tema di applicazioni c'è anche qui forse qualche altro piccolo sforzo da dover fare. In realtà quelle più importanti, io ho installato WhatsApp, Facebook, Instagram ad esempio, funzionano piuttosto bene. Forse c'è qualche dettaglio proprio che va ancora sistemato rispetto alle altre piattaforme, ma mi sembra che anche in questo caso le cose importanti ci siano tutte. Poi la vastità del sistema chiaramente può essere completata, ma direi che ciò che serve per davvero nell'utilizzo quotidiano di tutti noi sia presente anche nello store di Microsoft. Andiamo a fare due chiacchiere per ciò che riguarda la fotocamera, perché è un elemento che secondo me va valutato con tantissimo chiaro, ma anche un pizzichino di scuro. Non vi nascondo che nelle prime fasi di utilizzo sono rimasto davvero molto stupito per l'efficacia di questa fotocamera. Mi sembra che ci siano immagini estremamente dettagliate, una capacità molto molto buona di lavorare anche in scarse condizioni di luce. Nell'utilizzo più approfondito è venuto fuori però qualche piccolo problema legato alla messa a fuoco. Mi sembra che il motore di messa a fuoco sia fin troppo reattivo nella ricerca del punto di messa a fuoco, cioè che sia anche un po' incerto, perché lo va a ritarare in continuazione. Il risultato è che ogni tanto c'è qualche falso positivo, cioè ci dà conferma della messa a fuoco anche quando non è esattamente vero, e anche nella modalità video ogni tanto mi sembra che ci sia qualche tendenza a perdere il fuoco e a ritrovarlo, ma si può intervenire secondo me anche a livello software su questo tipo di situazione, e non va a mio giudizio a inficiare la qualità delle lenti, del sensore, perché le immagini sono davvero di altissimo livello. Proviamo a eseguire insieme uno scatto. Ecco, una delle cose che apprezzo tantissimo è la presenza del pulsante di scatto. Adesso, ecco, in questo caso è intervenuto anche il flash per migliorare la messa a fuoco, ha illuminato il soggetto per rendere più efficace anche il corretto punto di messa a fuoco. Io credo che ci sia una resa dei dettagli davvero straordinaria, una resa dei colori davvero molto buona. Guardate, si vedono anche dei granelli di polvere che io non percepisco minimamente ad occhio nudo. Ecco, qui stavo provando un altro telefono stamattina, guardate come si vede uno di quei telefoni indistruttibili, guardate come si vede bene anche qui buttato nell'erba. Allora facciamo una cosa, guardiamo prima qualche foto, poi entriamo rapidamente anche in tutti i settaggi della foto videocamera. Qui ci sono delle foto che ho fatto l'altro giorno perché ero andato a spasso a fare una gita con i miei bambini, un'immagine di un cavallo con lo zoom digitale, davvero, davvero piuttosto interessante. Ma ciò che mi piaceva di più farvi vedere sono queste immagini eseguite in condizioni di luce davvero precarie. L'unica illuminazione che c'era in questo ambiente era quella che proveniva da questo presepe, da questa stella cometa che cambiava anche colore. Ecco, io credo che ottenere prestazioni di questo tipo con il sensore di uno smartphone, quindi con un piccolo sensore di uno smartphone, sia davvero un risultato notevolissimo. Mi sembra che ci sia una presenza di dettaglio notevole
Ritorniamo, ecco, a vedere anche qualche altra immagine. Guardate anche questa, l'interno di questa chiesa. Naturalmente sono tutte foto scattate senza flash. Io faccio veramente il possibile. Ecco, vedete ogni tanto qualche piccola incongruenza. L'immagine adesso è stata spostata verso il basso. Sono piccoli dettagli che vanno un po' sistemati. Dicevo, cerco di scattare le foto sempre senza flash perché ne sono un po' un nemico giurato. Non mi piace utilizzare il flash nelle fotografie, ove possibile. Mi sembra che ci sia una resa davvero buona del sensore. Adesso vediamo se riesco anche a rimetterlo in piedi correttamente, perché vi volevo far vedere in particolare una foto che è una di quelle che mi ha creato più difficoltà proprio nel discorso della messa a fuoco. C'era questo albero di Natale in una piazza di un paese che stavamo visitando e stavo cercando di preparare il cosiddetto scenario di scatto. Volevo fotografare i miei bambini davanti all'albero. Non sono riuscito in realtà a portare a casa in modalità automatica la foto in maniera corretta, perché il telefono si lasciava ingannare dalla presenza di tutte queste luci, e il risultato è che un paio di volte mi ha confermato la messa a fuoco, ma come potete vedere non c'è nessuna parte del fotogramma realmente a fuoco. In realtà è tutto sfocato, tutto quanto il fotogramma. Situazione che si ripete ogni tanto che nella modalità video, dove va a cercare un punto di messa a fuoco, poi lo perde e poi lo va a ricercare. Non è nulla di realmente preoccupante, però secondo me è la classica ciliegina sulla torta che avrebbe reso questa fotocamera probabilmente, se non la migliore, una delle migliori di questa fase del 2015. Vediamo se riesco a farvi vedere anche qualcos'altro. Al solito potete anche utilizzare le immagini animate dei sistemi Lumia. Vediamo se riesco a trovare anche dell'altro. No, va bene, non ci sono tutte quante le foto, sono quelle degli ultimi 4-5 giorni. Una fotocamera che comunque io tendo assolutamente a promuovere per la qualità dei dettagli che vengono riprodotti. C'è qualcosa che si può mettere a punto, ma la qualità è senza dubbio molto buona. L'interfaccia utente anche qui non ha grandissime novità. Possiamo intervenire sia dalla parte superiore su tutti i vari parametri, oppure facendo un movimento. Ecco, questo in questo caso è lo zoom, scusatemi. Eccolo qua, da destra verso sinistra, ecco che vi comparirà questo grafico con questi cursori che potete modificare a vostro piacimento per il bilanciamento del bianco, per la messa a fuoco, per il valore ISO. Se avete tempo, voglia, quel minimo di competenza per cercare di portare a casa uno scatto migliore, lavorateci su manualmente e otterrete anche dei risultati migliori. Proprio sul bilanciamento del bianco tenderei ogni tanto a intervenire, perché forse c'è una puntina di giallo di troppo ogni tanto in qualche scatto. Sto parlando, come vi dicevo, però di dettagli, perché in definitiva invece le immagini sono secondo me estremamente buone. Siamo già oltre il quarto d'ora, volevo parlare infine della batteria, perché ho letto, ho visto anche recensioni di qualche collega che ci sono dei giudizi abbastanza discordanti sulla batteria. Proprio ieri mi è capitato anche di parlare con qualche collega, mi perdoneranno se li chiamo così, proprio per cercare di capire anche da cosa potessero dipendere delle sensazioni così tanto diverse, perché personalmente non ritengo l'autonomia un problema del Lumia 950. Non ho mai avuto problemi di surriscaldamento eccessivo. In questo momento siamo sotto 6 lampade alogene, quindi c'è una temperatura piuttosto alta nella stanza e sento un pochino di calore qui in questa zona, ma nell'utilizzo normale, nella quotidianità, non ho mai ravvisato un problema reale di surriscaldamento dei processori e quindi di una situazione che vada a creare un drenaggio di corrente eccessivo della batteria. Proprio ieri ci stavamo confrontando su alcuni dettagli di alcuni settaggi, in particolare di qualche applicazione che magari può lavorare in background andando a creare magari qualche scompenso energetico. Io ho provato a eseguire alcuni di questi settaggi soprattutto nella serata di ieri e di oggi, ma vi ripeto, sono all'ottavo giorno di utilizzo e io confermo la mia sensazione. Il Lumia 950 non fa parte dei campioni assoluti di autonomia, ma a mio giudizio, per quanto riguarda la mia esperienza, non ho ravvisato neanche delle problematiche così evidenti di consumo della batteria. Una batteria da 3000
mAh, che è quindi un amperaggio anche piuttosto adeguato. Credo che però, siccome il problema non è isolato di una singola persona, ma è stato ravvisato anche da altri utenti, c'è evidentemente qualcosa nell'utilizzo di qualche impostazione che può creare del drenaggio della batteria. Penso che basti la solita patch per andare a risolvere qualcuno di questi problemi. Cerco di fermarmi a questo punto perché siamo vicini ai 20 minuti. Questo Lumia 950 a me è piaciuto, anche con qualche piccolo difetto. Mi sembra un ottimo punto di partenza della nuova strategia di Microsoft nell'integrazione dei sistemi operativi, nella sua capacità di essere personalizzabile, di essere flessibile ai desideri dell'utente. C'è un bel display, come vi dicevo c'è una fotocamera che vi ho spiegato, credo, in maniera fin troppo esaustiva quali sono i dettagli che migliorerei, ma in definitiva è un'ottima ottima fotocamera. Forse ecco, un cover con una finitura leggermente più adeguata ai 599 euro avrebbe reso anche l'insieme dello smartphone un filo più gradevole dal punto di vista estetico, ma anche qui stiamo parlando di dettagli e soprattutto di gusti personali. Mi fermo qui davvero per il video di Lumia 950 e vi rimando alle prossime recensioni. Un saluto da Ivan.